Eccolo! Avete presente quando avete un'idea brillante? Ecco, non si tratta di oggi, però sono sicuro che oggi vi farò divertire tantissimo perché ho deciso, stamattina mi sono svegliato e ho detto cosa facciamo oggi? Ma sì, facciamo decidere ai miei follower cosa devo mangiare, anzi gli ingredienti per cucinare qualcosa che dovrò mangiare. Un'idea brillante, pensate voi. Non per me, non per me. Allora, se mi mettesse a fuoco io sarei anche felice. Ok, thank you very much. Quindi ho fatto un TikTok dove chiedevo gli ingredienti per cucinare qualcosa di mai visto che io avrei ovviamente mangiato, assaggiato e provato per voi. Ho deciso di fare una roba folle. Oggi deciderete voi il mio pranzo. Scrivetemi gli ingredienti. I commenti con più like verranno messi insieme per creare un piatto sublime. Siate buoni, il video uscirà domani sul mio canale. Ho scelto i commenti con più mi piace. Devo dire che vi siete sbizzarriti, non avete pensato al mio stomaco o al mio benessere o al fatto che io potessi svenire durante un video. Non ci avete proprio pensato, però va bene? Ok. Quindi oggi, in breve, andrò al supermercato e comprerò quello che mi avete scritto voi nei commenti. Lo cucineremo insieme e davanti a voi lo assaggerò. Se questo video uscirà, vuol dire che sarò sopravvissuto a quello che mi avete fatto mangiare. Se questo video non uscirà, probabilmente sarò in ospedale. Comunque, per chi non lo sapesse, io sono barbuto. Ma non ho la barba. E per chi non lo sapesse, barbuto è sempre piaciuto. Ma penso lo sappiate tutti. Allora, questi sono stati gli ingredienti più votati, più commentati, più likati. Quindi ora andremo al supermercato a prendere tutte queste cose. Poi torneremo qua e cucineremo il tutto. Ho paura. Io ve lo dico, ho letto i commenti, ho paura. Ho paura. Va bene. Coca-Cola, tra l'altro ragazzi non uccidetemi ma io vi giuro la Coca-Cola non la bevo, non mi piace. Maledetti voi, ho preso anche la cipolla che mi fa schifo ma è stata gettonatissima. Mozzarelle prese. Questo tra l'altro io non mangio, mi fa schifo. Nutella ce l'abbiamo. Poi mi avete chiesto il succo all'ananas, ho deciso di farvi un regalo dato che tanto morirò dopo questo pranzo. Non solo è all'ananas ma anche al cocco. Spesa fatta, ora andiamo a casa a cucinare questa prelibatezza. Morirò. Eccolo! Sono appena tornato a casa, raga. Sto per cucinare quello che. Non lo so, non, cioè, non avrà un nome questo piatto. Possiamo chiamarlo il piatto di Barbuto sempre piaciuto. Possiamo chiamarlo così. Quindi hashtag piatto Barbuto sempre piaciuto. Via. Via con i commenti. Ora vedrete un Barbuto in cucina. E non. Io vi dico non insultate, cioè se volete farlo fatelo, ma vi chiedo non insultatemi perché quello che sto per andare a cucinare in realtà non esiste, perché l'avete inventato voi, ok? Vi ricordo tra l'altro, magari non fatelo adesso, fatelo a fine video, ma seguitemi su tutti i social perché darò una notizia importante, cioè comunicherò una notizia importantissima, quindi seguitemi sui social, vi lascio sempre nel primo commento in descrizione e mi raccomando se volete un pezzo di Barbuto sempre piaciuto per quest'estate, cliccate sempre nel link in descrizione nel primo commento per il merch spettacolo. Quello che è il più bello, è il più bello di tutto il mondo, ok? Perché lo dice il nome, Barbuto sempre piaciuto. Quindi, allora, dopo esattamente un quarto d'ora che ho pubblicato il TikTok, ci sono stati 1000 commenti e quello con più like è stato pasta con cipolle. Ok, quindi ho messo l'acqua a bollire per fare la pasta, lì c'è la pentolina con la cipollina qua che tra poco metteremo a soffriggere. Ovviamente io, come ho detto, mischierò gli ingredienti che avete commentato, quindi oltre alla pasta con le cipolle ci metteremo anche gli altri ingredienti con più mi piace, perché pasta cipolle sinceramente non è che sia così particolare, però logicamente io ho chiesto un ingrediente a testa e quelli con più like li mettevo assieme, quindi così farò. Ora aspettiamo che l'acqua si bolla, acqua si bolla e ci vediamo tra poco. Allora, io era da una vita che non tagliavo una cipolla perché, come vi ho detto, non mi piacciono le cipolle. Io pensavo fosse una leggenda quella che quando tagli le cipolle ti metti a piangere. Sto piangendo tantissimo. Oh! In realtà mi sono versato dell'acqua addosso. Oddio, che brutto odore la cipolla. Ma perché mi volete così male? Allora, la cipolla l'ho messa lì anche con pezzi grossi, penso anche di averla bruciata. L'acqua sta bollendo, ok, ho appena tolto il coperchio. Oltre alla cipolla devo mettere la Coca-Cola, avete deciso, la mozzarella e il ketchup. Quindi la Coca-Cola la metterò ora nell'acqua che sta bollendo, la mozzarella, il ketchup e la cipolla dopo. Maledetti. Allora, ecco qua. Non so cosa succederà, però, ok. Oddio. Oddio. Quello che sto.
Non lo so se è tanto... Cioè, boh, ok. No, cioè non so cosa dire. Il problema, sapete qual è? Che quando faccio queste cose, cioè sembro anche felice. E questo è il problema. Cioè io non ho intenzione di mangiare quella roba. E ci devo aggiungere ancora mozzarella e ketchup. Però so che tu, dall'altra parte dello schermo che stai guardando questo video, ti divertirai a vedermi soffrire. Quindi in qualche modo penso sia questo, perché sennò ho qualche problema. Cioè, so di avere qualche problema, però vabbè, facciamo finta di niente. Questo è il piatto, ragazzi. A vederlo così sembra anche un piatto, cioè, comunque carino. Guardate come l'ho servito bello gourmet. In realtà non so neanche cosa voglia dire gourmet. E vi giuro, posso assicurarvelo, si sente più la Coca-Cola che la cipolla. Questo penso sia un male. Ora, qui abbiamo la nostra mozzarella. Ok, ora abbiamo la nostra mozzarella tagliata. Che infileremo dentro. Hola. E adesso manca solo il ketchup. Ecco qua, tipo, cioè, potrebbe essere pomodoro. Ah, giriamo un po' in modo tale che gli ingredienti si mischino. Ecco qua, ora guardarlo sembra proprio una merda. Allora, il primo piatto è servito a tavola, ma non è finita qua, purtroppo. Allora, come seconda cosa mi avete chiesto di mettere un'anguria con della Nutella. E fin qua tutto bene. Il fatto è che mi avete chiesto di aggiungerci anche del succo all'ananas. Io, essendo buono, l'ho preso all'ananas e cocco, così tanto per far schifo facciamo schifo. Quindi abbiamo qui la nostra anguria, che ormai è protagonista dei nostri video. Anche nello scorso abbiamo fatto un esperimento con l'anguria. Ci mettiamo su un chilo di Nutella. Ecco qua. Anguria al cioccolato, che io credo di aver già mangiato, però non col succo all'ananas e cocco. Allora, qua abbiamo la nostra anguria piena di Nutella. Nutella buona, devo dire. Dopodiché aggiungiamo il nostro tocco. Ecco qua. Madonna, ma puzza tantissimo sta roba. Oh mio Dio. Ah. Bene, ora è arrivato il momento di mangiare. Io vi sto odiando con... Madonna, che puzza. Vi sto odiando dal profondo. Abbiamo qua i due piatti gourmet. Sembra che sull'anguria ci abbia cagato su Pepito. Ci siamo. 3, 2, 1. Oddio! Sto sudando da quanto fa schifo. Oddio! Oh. Proviamo la mozzarella. Ma perché faccio questi video? Che schifo. Allora, ragazzi, io vi voglio un bene del mondo, anche se dopo questo video in realtà no, sinceramente ve lo dico. Ve lo dico sinceramente. Allora, cioè, io vorrei farvi vedere, no? Voi ve lo mangereste mai questa roba? Commentate per favore, ve lo mangereste mai? So che a vederla sembra anche qualcosa di mistico, ma c'è dentro il ketchup e la Coca-Cola e la cipolla fritta che odio. C'è la cipolla che poi io ho fatto fritta. Voi ve la mangereste mai questa roba? Tocca al secondo. Questo è il secondo, ragazzi. Questa anguria piena di cacca e succo d'ananas e cocco. Ma questo è spaziale. Questo è il pranzo del campione, ragazzi. Scusate, sto parlando con la bocca piena. Aspettate, ok, ci sono. Questo è il pranzo del campione, raga. È buonissimo. Raga, ve lo consiglio. Buono. Ho parlato di nuovo con la bocca piena. Di nuovo. Buonissimo. Grazie, ragazzi, mi avete regalato una gioia su due. Bene, spettacolo. Allora, so benissimo di essere sporco di Nutella. Cioè, non lo sapevo, me ne sono accorto adesso che sto riprendendo e quindi mi vedo. Comunque, vabbè,
è così. Volete fare uno screen? Volete prendermi ancora in giro? Volete deridermi ancora? Fatelo. Mi metto anche in posa, guarda. Ecco qua. Allora raga, questo è il video di oggi. Spero vi sia piaciuto, spero vi siate divertiti. Io vi dico solo che nel prossimo video, se siete rimasti fin qua, vuol dire che siete dei very fun. E quindi vi dico che nel prossimo video probabilmente, anzi sicuramente, ci sarà il ritorno De Francesco e Nino, che lo so che lo aspettavate da tanto. Ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica uscirà un nuovo video, cambiato orario, d'ora in poi usciranno a mezzogiorno. Poi vabbè, se voi mi dite nei commenti, no, fanno uscire alle 18, capiremo. Perché comunque la gente al mare, la gente esce, quindi è meglio pubblicarlo la mattina. Ci vediamo tutte le sere in diretta sul canale Viola, già lo sapete. Seguitemi ovunque e mi raccomando commentate con hashtag nuovo iscritto se sei un nuovo iscritto, perché ti darò il benvenuto. Bella raga, spero vi siate divertiti, io adesso vado a star male in bagno, dopo quella pasta, ok? Ciao, ciao belli.